Clic, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ujona Bar Calcio. Allora, voglio parlare con voi di calciomercato fattuale. Abbiamo detto no al bigon che ci voleva pulire la vetrata, no? Ok, scacazzata veramente, dir il vero, dai piccioni. E calciomercato fattuale, ossia non la nostra rubrica che stiamo curando e che continueremo a curare, no? Sui giocatori che si potrebbero andare a cannibalizzare, no, dalle altre 19 squadre di Serie A per questa annata che verrà. E andiamo a vedere invece de facto che cosa si sta muovendo all'interno della casa BFC, cioè che cosa soprattutto Giovanni Fiducia Sartori sta partorendo. E voglio anche rispondere, non so come, perché è una domanda fantastica quella che mi è stata posta nei commenti dell'ultimo video dal mio carissimo avventore Roberto Bassi, che dice: bellissimi questi video, no? Sul mercato, no? Che si potrebbe fare sulle altre squadre, però ci devi spiegare, dottor Luisona, come può il Bologna Football Club andare ad esempio a prendere un Lazar Samardžić, ossia perché dovrebbe un Samardžić accettare da Udine di venire a giocare al Bologna? Ed è una domanda fantastica di cui adesso noi cercheremo di trovare risposta, ma la risposta la dovrà trovare Sartori, la dovrà trovare il Bologna, una risposta che non è riuscita a trovare in questi anni, perché ci siamo mossi e ci stiamo muovendo in altre direzioni. E allora io ovviamente vi ricordo: iscrizione, condivisione, subito il pollice alto a questo video. Mi aggancio subito e risponderemo cammin facendo in questo video a questa domanda. Mi aggancio però a quanto sto leggendo, no, sul mercato del Bologna. Il Bologna è interessata per l'attacco, firmato appunto, dice, no, il giornale, l'interesse da Sartori Fiducia, Giovanni Di Aguirre, un giovane sbarbato di 20 anni argentino che gioca nel Newell's Old Boys, che tra l'altro dovrebbe essere la squadra, se non erro, da dove uscì, ma non vorrei dire una cavolata, ma da dove uscì Lionel Messi. Potrei sbagliare, ma penso di ricordare così. Comunque, de facto, questo Aguirre, 20 anni, che sta giocando i mondiali Under 20, dove tra l'altro c'è anche Simone Pafundi, che è proprio di proprietà dell'Udinese Calcio, guarda caso il Bologna non va a provare a prendere il 17enne Simone Pafundi, ma vuole andare a prendere Aguirre, che è un, appunto, come abbiamo detto, un'ala offensiva che quest'anno è stato impiegato a spizziche e bocconi, perché da quello che mi è parso di capire non è che fosse un titolare fisso della squadra, anche per le partite giocate mi pare una ventina, bisognerebbe andare a vedere i minuti giocati, adesso non riesco a farlo, ma a memoria ha segnato tipo 2 reti e mi pare 3 assist. Quindi insomma, se questi sono i canoni di giocatori che, andandoli ad acquistare, si pensa di poter portare il Bologna a giocare l'Europa, qualcuno ci deve venire a spiegare come. Oltretutto al fatto che io non voglio mettere in dubbio che questa Aguirre, io non l'ho mai visto giocare, quindi non mi pronuncio, possa essere veramente interessante. Però quello che a me viene da pensare: lo prendiamo con quale scopo? Con quello di farlo maturare, di farlo ad arrivare ad avere 22-23 anni per poi venderlo? È questo? Cioè, è talmente forte questa Aguirre che vale la spesa oggi, e facendolo giocare nei suoi 20 anni, nei suoi 21 anni, noi riusciremo a trarre da lui il succo di un'Europa? È questo che ci può permettere l'Aguirre di turno? Io sinceramente due riflessioni le farei, perché dopo come possiamo, perché qui poi si riallaccia rispondendo al nostro caro amico avventore Roberto Bassi, come facciamo noi ad andare a convincere uno che gioca nell'Udinese, uno che gioca nell'Empoli, uno che gioca nel Torino, nel Monza, come facciamo a fargli accettare di venire a giocare a Bologna? Cioè, che cosa effettivamente il Bologna Football Club può offrire oggi di più
di un Torino, di un Monza, di un Udinese? Cazzo, la risposta è angosciante e io adesso non la voglio ancora dare, ma la si è già capita. Quanto di più possiamo noi offrire oggi? E allora altresì ci dobbiamo chiedere, un Aguirre, dopo che firma per il Bologna, dopo aver giocato 2 stagioni, se risulta buono, perché se non risulta buono ci rimane a groppone 5 anni, e questo è il bello della questia, se risulta scrauso, non idoneo, ci rimane sul groppone 5 anni, se risulta buono, come tutti ci auguriamo che sia, lui fa 2 anni a Bologna, compie 22-23 anni e poi giustamente vuole andare altrove, perché lì c'è sempre la stessa domanda, che qui ci rilacciamo al Dominguez. Perché Dominguez dovrebbe rinnovare a Bologna? Che cosa può offrire Bologna a Dominguez oggi di diverso da quello che non già gli offriva anni fa, 3 anni fa, quando ha firmato, 2 stagioni e mezzo fa, quando ha firmato per il Bologna? Che cosa è cambiato da allora ad oggi? E allora lì capiamo perché i Dominguez non rinnoveranno i contratti. I Dominguez non rinnoverà i contratti, perché a questa domanda lui non vi trova risposta, perché risposta purtroppo oggi la nostra dirigenza non ha dato, non ha saputo dare, non ha fatto conoscere ai protagonisti. Allora bisogna chiedersi perché Aguirre, se lo andiamo a prelevare quest'estate, fra 2 estati dovrebbe continuare a giocare per il Bologna se rivelerà essere virtuoso. Gioco forza, tra 2 stagioni, se buono sarà, richiederà di andare altrove e noi non potremo opporci, perché a vostro onore arriveranno offerte irrinunziabili. Come può il Bologna dir di no? Allora voi capite che se non ci sarà, non vi verrà fatto uno sforzo dal vertice piramidale per cambiare lo status quo, allora non cambierà mai niente. Il Bologna sarà quello che conosciamo, perché solamente agendo in maniera diversa da quello che abbiamo fatto nel passato potremmo cambiare lo status quo, e noi adesso dobbiamo fare 4 fatiche in più. Ricordiamoci il Manchester City, il Chelsea, che in Inghilterra non avevano storia, non sono i Liverpool, non sono lo United, non sono, se vogliamo, anche l'Arsenal. Ok, non sono squadre con della storia. Il City non ha storia, non aveva storia. Il Chelsea, prima che arrivasse Abramovic, non aveva storia. Aveva vinto forse sì e no uno o due campionati, adesso non ricordo, ma poca roba. Come hanno fatto per essere le squadre vincenti anche di Champions League? La Chelsea, chissà mai, vedremo il 10 di giugno il City. Come hanno fatto? Sborsando, cercando appunto di far capire che esiste un progetto. E noi purtroppo, tra l'altro, non partivamo da quella situazione, ma adesso ci siamo dentro. Il Bologna è una società con una storia, ma incredibile, una storia che pisci in testa al City, ad esempio, per storia, blasone. Il problema è che oggi il Bologna, perché un giocatore forte dovrebbe venire a giocare a Bologna? E questa è la domanda delle domande. Se non c'è una società dietro che faccia capire che a Bologna si voglia costruire qualcosa di importante, ma perché? E io qui mi aggancio, entriamo in un altro discorso. Mi spiegate l'utilità continua di andare sul mercato per andare a prendere giovani baldi speranzosi nelle varie parti dell'Europa? E io già vi sento i soldi, dottore, perché costano poco. E io sento qualcuno di voi dirmi: andiamo a prendere una Aguirre, ad esempio, e non un Pafundi, perché Pafundi dell'Udinese è capace di costarsi 10 milioni di euro oggi, e il Bologna molto semplicemente quei 10 milioni di euro, anche se sa che Pafundi è il nuovo Roberto Baggio, non ha voglia di spenderli. Mentre Aguirre, che gioca in Argentina, ok, costa magari un settimo di meno, e allora lì il Bologna può voler spendere e quindi se lo va a portare.
Però attenzione, la domanda che ci dobbiamo porre è: ma se noi continuiamo di anno dopo un anno ad infarcirci di giovani, ma l'estate del Bologna, e per estate intendo l'Europa, noi come si pensa di volerlo ottenere se noi sul mercato siamo dannatamente interessati ad acquisire ventenni, diciannovenni, diciottenni, diciassettenni? Massimo 21, 22, e siamo dannatamente interessati a diminuire il monte ingaggi della squadra. Siamo dannatamente interessati a far uscire giocatori come Medel, come Arnautovic, i pezzi grossi che vanno a fine contratto, da una parte si vuole come Soriano, come Sansone, a cui verrà offerto un rinnovo, secondo me, a meno della metà. Quindi ad abbassare il monte ingaggi, andando a prendere giocatori giovani, giocatori futuribili, ma futuribili per cosa? È questa la domanda. Qualcuno me la spieghi, porco cazzo. Futuribili per la Juve? Futuribili per il Manchester City? Futuribili per l'Inter? Futuribili per il Milan? Futuribili per la Fiorentina? Futuribili per chi? Futuribili per il Bologna? No, perché sino ad oggi Ikay è a Bologna? Non mi risulta. Teate è a Bologna? Non mi risulta. Svanberg è rimasta a Bologna? Non mi risulta. Dominguez rimarrà a Bologna? Da quello che si narra non mi risulta. Allora, attenzione, futuribili per chi? Allora, voi capite che se il Bologna vorrà ottenere qualcosa, dovrà cambiare un po' il verbo che si parla durante l'estate in calciomercato. Io ho letto un'altra notizia che è angosciante. Cioè, io ho letto Scouten ha rinnovato, non è in vendita, però se dovesse arrivare una squadra ad offrire sui 25 milioni di euro, tra parentesi, arriva una Premier League e te ne offre 19, 18 più bonus, noi si potrebbe anche vagliare dopo tutto la cessione. Ma porco cazzo, Scouten, Dominguez. No, Dominguez è sicuro. Scouten ovviamente è un'ipotesi, ma che se dovesse tramutarsi in realtà, perché io non leggo mai questa cosa su Musa Barro? Perché io non leggo mai questa cosa sui Bonifazi? Perché la leggo sempre sopra la parte sana del Bologna? Facciamoci due domande e troviamoci tre risposte. Ok? Poi leggo, Dominguez difficilmente rinnoverà, arriverà il suo procuratore. Ok, in estate con un'offerta del Siviglia a Sbajuzza, ho letto. E probabilmente saremo presi alla gola per cederlo, perché se non vogliamo poi ricavarci zero dovremmo anche accontentarci. Però poi leggo contestualmente: ah, ma non vi preoccupate perché Orsolini rimane. Guarda caso, ma guarda caso, che caso incredibile che l'Orso si rimanga alla fine e poi invece il Dominguez se ne vada. Ma che poi anche quella su Orsolini è bella in realtà. Perché il procuratore dice: Orsolini quasi sicuramente, si legge sui giornali, rinnoverà. Però il procuratore si tiene aperte delle spiste, perché se dovesse, no, sull'inizio di estate arrivare un'offerta importante, allora il giocatore non rinnoverà. Cioè, cosa siamo, anche presi a ricatto? Cioè, noi dobbiamo aspettare di vedere se Orsolini ha delle offerte migliorative a quella che il Bologna altrimenti gli farebbe, di 1,5 milioni, cioè il massimo che lo stipendio del Bologna si è deciso che voglia permettere a un giocatore? Cioè, rendiamoci conto a che livello. Io mi auguro dunque che tutto questo che vi ho appena detto corrispondano a delle stronzate giornalistiche. Ma se anche solo la metà di questo, e purtroppo secondo me del vero ci sta, dovesse essere appartenente ai nostri colori, questa è la situazione in cui noi siamo. Ragazzi, una situazione veramente da cardiopalma, eh? Adesso io ve l'ho dipinta con questi crismi, ma ragazzi è anche peggio, eh? Io ci ho messo, ok, l'ho quasi edulcorata, eh? Perché ragazzi la situazione è più che cagherizza. Fatemi sapere, miei cari avventori, che cosa ne pensate, box commenti a vostra disposizione, attivate il campanaccio per rimanere sempre aggiornati, noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.